Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su X-Squad Foundation, gioco che vi avevo già portato qualche settimana fa, ma non sono qui diciamo per fare un gameplay, ma sono qui per parlarvi in questo video rapidissimo della nuova espansione appena uscita il 31 di marzo. L'espansione si chiama Split Vendetta, infatti vedete qui Split Vendetta che è attivata. Che cosa è successo con Split Vendetta? In pratica sono state fatte due cose, quindi se voi possedete il gioco base, adesso non voglio farvi sentire la storia iniziale, il gioco base ha raggiunto la versione 3.0, quindi la versione 3.0 nel gioco ha praticamente gode di un aggiornamento gratuito che aggiunge nuove storyline, una missione diplomatica chiamata una leva per sollevare il mondo, una cosa del genere, hanno aggiunto nuovi sistemi da scoprire, le voci di doppiaggio in francese, chi di voi preferisse non sentire l'inglese, tre nuovi tutorial, scenari nuovi, infatti poi potremo andare a vedere, sono tre tutorial di gioco avanzato, scenario di combattimento e scuola di volo. È possibile sbloccare giocando un nuovo diciamo inizio di partita. Che cosa hanno aggiunto in più con questo 3.0? La possibilità di trasferire la crew, un sistema di allarme configurabile, hanno aggiunto nuove armi, hanno migliorato la grafica, il sonoro, hanno migliorato l'enciclopedia interna del gioco, insomma, e più controllo su droni e torrette. Questo in pratica sono le patch base che avete giocando X4 Foundation senza Split Vendetta. È già succosa la cosa, insomma. Poi a 14,99 è uscita Split Vendetta che espande 14,99, vi ho detto, aggiunge nuove storie e avventure, due clan degli Split, che è una fazione insomma interna al gioco, una massiva, cioè proprio enorme espansione dell'universo di gioco, nuove tecnologie Split, quindi armi, nuove navi e la cosa più interessante, almeno dal mio punto di vista, è l'introduzione di nuove moduli per la stazione. Ora, vedete che abbiamo qua due partenze nuove. Fuochi della disfatta, famiglie libere sono insorte per rivelarsi al debole indegno patriarcato di Zeat. Non so, adesso giusto per cominciarne una, intanto vedete vabbè che anche il menu è stato rifatto, insomma vedete queste navi rosse che sono le navi Split. Partiamo con entrambi con diciamo non troppi crediti, abbiamo la nave Jaguar iniziale, qua abbiamo la nuova nave ASP. E se state inviati insieme al fatto di spedizione da una lezione a queste miserabili creature, vedete che in pratica qua bene, possiamo iniziare insomma. Ho saputo da alcune persone, ho letto che anche un amico, ho letto che il gioco ha dei problemi dopo l'aggiornamento, non so dirvi onestamente perché a me problemi non ne ha dati, quindi insomma. Hanno sottotitolato anche il video iniziale che non lo era prima, almeno spero abbiano fatto anche quelli vecchi, perché all'inizio partiva parlando un attimo ma poi finiva subito, però non aveva i sottotitoli, quindi in pratica è un gioco questo X4, ve l'avevo già fatto vedere, avevo fatto vedere la missione finale diciamo della costruzione del quartier generale, che in pratica raggiunge la maturità solo dopo, in genere, visti anche i capitoli precedenti, soltanto dopo alcune grosse patch. In genere gli appassionati dicono guarda un anno e mezzo, andare larghi anche due, il gioco raggiunge la piena maturità. Io adesso vorrei iniziarlo, anche perché poi magari sarete voi a dirmi se vi può interessare un confronto, ma mi piacerebbe dedicarmi a questo piuttosto che ad Avorion. Poi se mi interessa appunto un confronto tra i due e vedere quale reputo migliore tra Avorion e questo. Avorion abbiamo visto poco, ho fatto un paio di live con Gameplay Channel, quindi insomma. Ok, siamo su una nave, stiamo andando a fare una battaglia insomma. Intanto vedete la nave, che è molto interessante. Sembra essere molto molto carina come nave. Anche le armi qua, interessanti. Voglio però alzarmi e vedere un po' come è fatta dentro.
Ma qua dovrebbe avere la porta, diciamo, che si apre. È un po' piccolina. Diciamo che anche sulle capital ship non si può andare a camminare, diciamo, sulle navi. Però in pratica hanno questo colore predominante rosso, tutte le navi. E reclama. Sì, vabbè, qua il motore navale. Ok, vedete qua, fuochi della Vittoria. Mercato aperto. Dovrebbe già essere un settore nuovo. Ogni motore navale, non ho letto in tempo. Conto più uno, modalità. Ok, sì, questo è il solito. Motore disattivato, perfetto. Reclama stella guida 5. Quindi in pratica bisogna andare andare di là. Che cavolo è? Siamo in mezzo a questo campo di detriti, insomma. Ok. Non me la dà più. Ok, di là. Ok, andiamo. No, di qua dovrebbe essere. No, no, stop, 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 stop. È lì. Dovrebbe essere di qua. Aggancio. Figo perché hanno rivisto anche questo tipo di grafica. No, no, fermati, 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 fermati. E andiamo a vedere. Assegnazione comandi. Questi sono i tutorial. Dovrebbero averne aggiunti e soprattutto dovrebbero averli fatti un po' di più. Allora, scansiona a borda. Ok, e vedete che qua abbiamo già da subito la possibilità di abbordare una nave. Comportamento, bersaglia i motori. Attacca la scorta. Bersaglia le torrette, disabilita bersagli. Però qua non abbiamo reclute veterani elite, non abbiamo praticamente una forza d'abbordaggio. E qua c'è, vedete, equipaggio di difesa. Una cosa che non avevamo visto l'altra volta, non è una novità, diciamo, di questa espansione, però in pratica è una cosa divertente perché se voi avete all'interno della nave dei marine di vari gradi, potete vedere il rischio di distruzione dell'obiettivo, il rischio per i marine, insomma, e la forza difensiva. Quindi c'è l'avvicinamento, c'è l'infiltrazione e c'è l'assalto. Possiamo scegliere l'efficacia per lanciare le scialuppe, l'integrità scafo per iniziare la perforazione e si va e si lancia, diciamo, addosso a tutti. Adesso qua io non ho seguito la quest, quindi non possiamo tollerare le tue azioni. Va bene, lo so, scusate, scusatemi, scusate tanto, davvero so che siete dei miei, quindi insomma, adeguata velocità, informazione richiede di permesso di attacco. Ok, ci hanno concesso la. Mamma mia, siamo andati lunghi. No, poi non voglio andare a fare. Questo era la mia volontà, è fare un video informativo. Vediamo. Perché comunque se già siete appassionati, ok. Se invece il gioco non lo conoscevate, avete visto magari nell'altro video, vi dico che può essere interessante, se siete appassionati di spazio. A Mirko Gameplay Channel è piaciuto molto, quindi vediamo se riesco ad atterrare correttamente. Devo scendere. Ma hanno. Ok, scendi. Ok. Bella la nave, mi piace molto. Adesso alzati. E vedete che qua si è aperta la scaletta. Interessante davvero. E poi sarà da vedere anche cosa hanno aggiunto come moduli, ma quello preferisco andare a scoprirlo. Poi magari un domani, se mi piacerà il gioco, se mi sarà fatto prendere bene, vi porterò una piccola serie. Un'altra cosa importante che mi ero dimenticato di dirvi: si può attaccare sulle stazioni in tuta spaziale e soprattutto possiamo attaccare, cioè lasciare le stazioni a bordo di questo, della nostra tuta, il nostro
sedile, e all'interno del sedile ora si vede anche l'ossigeno, che prima non c'era, quindi si vede la quantità di ossigeno residua, quindi si può addirittura chiedere l'attracco su una stazione direttamente a bordo del nostro sedile qua controllato. Ma in realtà adesso io mi sono praticamente buggato, che è una cosa diciamo non rarissima in questo gioco, però ne esco forse un po' a fatica, però insomma vabbè, ho fatto un po' una cavolata. Ovviamente anche per questa patch servirà qualche aggiornamento, ma vi dico la verità che ne hanno già iniziati a rilasciare, quindi probabilmente quando vedrete questo video questa cosa sarà già stata sistemata, perché capitava anche al rilascio del gioco. Insomma, a parte questa ultima parte diciamo abbastanza discutibile, il gioco io lo reputo uno tra dei più profondi in assoluto, insomma, quindi dovevamo andare qua, Stella Guida 5, viaggiare lì. Bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se pensate di prendere il gioco, se lo avete già, e in quel caso se pensate di prendere questa espansione Split Vendetta. Adesso vediamo un attimo se con... Infatti, qua si può salvare la partita, qua ho la mia vecchia partita, però va bene. Attacco permesso. Ah, ok. Infatti ho chiesto l'attacco con i tasti rapidi e posso andare ad attaccare forse, perché adesso qua devo vedere se riesco a divincolarmi. In pratica è sempre saggio in un gioco come questo, ampio come questo, è sempre saggio salvare la partita spesso. C'è una nave che sta passando lì, che sembra particolarmente strana. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!